oggi disegniamo con le matite acquerellabili. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te, un nuovo video di disegno. Però oggi sarà un disegno acquerellato, infatti useremo le matite acquerellabili. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa ho combinato. Per le chiacchiere ci vediamo subito dopo. Ed ecco l'occorrente per disegnare con le matite acquerellabili. Io uso le Stabilo Aquacolor, tra tutte sono quelle con cui mi trovo meglio, sia per disegnare a secco che per disegnare in maniera acquerellata. Sono grasse a secco, sono quindi abbastanza cerose, ma sono molto vivide e trasparenti una volta acquerellate, quindi mi piacciono molto e non costano neanche tanto, sono un range medio-basso. Vengono vendute in dotazione con dei pennelli che oggi proveremo anch'essi. Poi la Fabriano numero 5 è la mia fidata compagna in questa stagione per quanto concerne l'acquerello. Ovviamente le matite acquerellabili, se devono essere acquerellate, devono essere usate su un supporto che sia idoneo all'acquerellatura, quindi non un foglio da disegno comune, ma un foglio acquerellabile. Un range di pennelli di diversa grandezza e di diversa anche natura, ve li dirò man mano che li userò. Questi sono tutti della Tintoretto, che come sapete io utilizzo abitualmente per i miei lavori, dell'acqua e delle pezzette, e iniziamo subito. Colorando con le matite acquerellabili possiamo ottenere differenti acquerellature. Adesso io su dei campioncini di carta vi faccio vedere, è la stessa carta come vedete. Cosa succede? Io posso benissimo, facendo una sfera, decidere di caricare molto il colore, ok? Così. E dopodiché, semplicemente con dell'acqua e un pennellino, sto usando 780 sintetico Nettuno numero 2, andare a bagnare, e come vedete avrò un'intensità molto forte di colore, seppur trasparente. L'intensità del mio colore sarà veramente veramente fortissima, ok? Quindi per avere un tono bello così già copioso e pieno e pregno di colore, guardate, coloro tutto così che possiate rendervi conto, a primo passaggio basterà colorare in maniera intensa. Diversamente però posso colorare la mia pallina in maniera intensa all'esterno, ma poi innanzitutto bagnare l'interno e andare a prelevare del colore dai bordi per farlo scivolare verso l'interno. Quindi bagno l'interno, faccio arrivare l'acqua ai bordi, man mano che la tinta si bagna, prelevare con la setola del colore e farlo scivolare verso l'interno. Vedete, questa sarà una coloritura molto più presente sui bordi e molto più acquerellata verso l'interno. E tra le acquerellature delle matite acquerellabili è quella che io preferisco maggiormente, perché riesco a controllare la direzione del mio lavoro lì dove voglio io e del mio colore lì dove voglio io. In più, avendo molto molto acquerellato l'interno, posso anche allargare il diametro, avendo un buon colore ancora vivido e carico, e quando voglio creare un punto luce mi basterà asciugare il pennello e tirare su
l'acqua in eccesso e si comporterà esattamente come un acquerello. Un altro modo di colorare, se no, è partendo dal centro, quindi andando a dare, facendo per esempio una pallina poco calcata, così sottile sottile anche nello strato di pigmento rilasciato, prendere il pennellino, bagnare e voilà, aprire per quanto voglio, stendendo il pigmento, la mia pallina. Allora, questo è un metodo molto bello per i petali. Questo è un metodo molto bello per le bacche e questo è un metodo molto bello per le finiture. Adesso farò un fiore assolutamente di mia invenzione, un fiore che non esiste, forse, non so, oppure una composizione, vedrò, ma per farvi capire quello che intendo. Quindi utilizzeremo i tre metodi per colorare con le matite acquerellabili, facendo in modo che ci sia lo sfruttamento del pigmento intenso, lo sfruttamento del pigmento di bordo e lo sfruttamento invece del pigmento in maniera fluida, spandendolo verso l'esterno. Cominciamo proprio, farò dei fiori di ciliegio e bacche così di bosco, non una composizione no sense, però che mi serve per farvi capire. Comincio con il creare quello che sarà il corpo dei miei fiori di ciliegio. E cosa notiamo come prima cosa? Che per fare un rosa userò un rosso, perché andrò a spandere il pigmento che c'è su tutta la superficie. Prendo il mio pennello e dal centro devo fare dei petali, quindi porterò verso sopra il pigmento, così facendo degli ovali un po' irregolari. Quindi sciolgo, disciolgo il pigmento e poi lo spingo. Avrete circa 5 minuti di lavorazione prima che si essicchi il pigmento sul foglio e in questi 5 minuti potete spanderlo liberamente. Una volta che si asciugherà, il pigmento dato a segno, quindi questo, si essiccherà e non si sposterà più. Questo è uno dei limiti delle matite acquerellabili. E voilà, il primo fiorellino è fatto. Facciamo anche gli altri. Questo prendiamo del marrone per fare il bordo e lo passiamo così delicatamente con un doppio cerchio. Allora, una cosa essenziale delle matite acquerellabili è il fatto che il supporto deve essere totalmente asciutto, cioè se il supporto, riprendo quello che ho fatto prima, se il supporto è asciutto, voi potete andare dopo a immettere la matita e riacquerellare, vedete? E i colori, il prima e il dopo, si fondono assieme. Così. E il tratto, lavorando un pochino, potrebbe anche scomparire. Se invece passate sul bagnato la matita così, in questo caso il tratto rimarrà nitido, non ci sarà nulla che lo porterà via, vedete? Perché già si acquerellerà nel momento in cui passate, quindi sul bagnato voi dovete dare solamente dei tocchi che abbiano del finito, cioè su cui poi non bisogna più andare. Quindi, per sfumare la matita acquerellata si sfuma sempre
passandola su foglio asciutto. Vi faccio vedere la differenza. Su foglio asciutto passo e sfumo. I tratti scompaiono. Su fondo bagnato, anche solo umido, se io passo, i tratti rimangono. Anche se sfumo, perché un po' viene via, ma vedete che il tratteggio interno rimane tutto. E allora, se vogliamo sfumare toni su toni, dobbiamo fare in modo che prima di passare al tono successivo la base del precedente venga ad asciugarsi completamente. Metto il giallo, quindi faccio la misticanza di colori che mi interessa portare avanti, e poi, senza muovere troppo il colore, sciolgo il pigmento e lo faccio andare leggermente anche sul fiore. Faccio bene la punta alla mia matita, approfitto del foglio bagnato e punteggio con la matita il centro del mio fiore, in modo da, come vedete, creare un netto contrasto e inserire anche dei toni vividi, ma che siano pur sempre acquerellati. Adesso farò partire dai fiori il ramoscello, che farò con una miscela di bruno in terra scuro, un po' di verde, un po' di ocra, e come vedete sto ben bene calcando. Alla fine prenderò anche il nero, che passerò solamente nella parte interna. Non lo riempio d'acqua questa volta, lo scarico un po', e uso le tinte nella loro interezza, facendole fondere in maniera molto fitta. Quindi, vedete? Abbandono la trasparenza, lasciando spazio alla forza. Quindi semplicemente liquefaccio il pigmento, dandogli una forte carica di coloritura. Se volessi creare delle situazioni di chiarore, quindi dei punti luce, passerei col pennello bagnato lì dove sono passato e passerei con un colore più chiaro, tipo il giallo, a schiarire quelle parti che voglio appunto risultino più chiare, più in luce, e mi dedicherei a scurire invece quelle parti voglio risultino ancora di più in ombra. Adesso facciamo intrecciare qualche bacca. Quindi pennello non troppo umido e seguo gli steli nello stesso modo in cui ho eseguito quelli dei fiori. Riempio le mie bacche.
che questa volta farò i bordi con diversi colori, quindi vedete, metto del verde, metto del rosso, in una bacca metterò del giallo, del rosso molto scuro, qualche punta di verde, cioè preparo quella che sarà la miscellanea di colori delle mie bacche, appunto. Ok, e adesso cominciamo col pennello a divertirci, perché sinceramente dipingere in questa maniera è molto più rilassante e divertente secondo me che dipingere direttamente ad acquerello, perché si parte da una traccia, si bagna la parte centrale e si comincia a coinvolgere, no, tutto il colore, spostandolo lì dove vogliamo che vada. Quindi, una volta colorato, si tira fuori il chiaro o con un fazzolettino e si lascia asciugare un attimo. Voilà, oppure possiamo fare così, vedete? Bagnare piano piano e ecco, lasciare asciugare, bagnare il bordo e poi, bagnando il pennello, trascinare verso l'interno. Con i rossi possiamo anche dare definizione alle bacche che abbiamo fatto prima. Se ci serve un colore da prelevare da un altro fiore, da un'altra bacca, e metterlo in quello di prima. Quindi i colori possono essere anche spostati da un punto all'altro. Quindi doppio metodo, quindi ho un metodo in cui si bagna il centro e si spande, e allora ci saranno colori meno vividi e più miscelati tra loro, o un metodo più controllabile in cui si bagna il colore, lo si porta dove si vuole. In questo caso invece andrò dall'interno perché la voglio più intensa. Il punto luce lo ricaverò bagnando, tirando via l'eccesso d'acqua e poggiando semplicemente il pennello. Voglio dare una carica di colore maggiore alle mie bacche, per esempio c'è questa che è un po' debole, e allora quando è asciutta posso andare a rimpinguare e a ripassare ulteriormente il colore, oppure come in questo caso passarlo anche da bagnato. Quello che abbiamo fatto da principiantissimi con questa bellissima tecnica. Ora, se volessimo fare poi delle rifiniture a secco, potremmo tranquillamente farle. Basterebbe ripassare lì dove vogliamo scurire l'ombra, o anche accennare dei chiaroscuri più profondi a secco. Manca l'ultima gradazione, che è quella assolutamente a tinte piene,
dove riempirò adesso gli spazi con una composizione netta, cioè dove il colore mi servirà assolutamente così come lo passo io, cioè senza sfumature. Direi che questa stramba composizione, un po' primaverile, un po' invernale, può essere finita così. Bene, tre modi di usare le matite acquerellabili: in maniera trasparente, in maniera trasparente ma con bordure molto evidenti, in maniera netta, come avete visto, con i gambi e le piccole bacche, quindi con un'alta percentuale di pigmentazione, cioè con tutta la superficie da colorare già colorata con le matite acquerellabili. Ora create le vostre di creazioni, divertitevi e magari postatemele sulla mia pagina Facebook di Arte per Te o taggatemi su Instagram, mi trovate ovunque come Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Un bacio, ciao! Visto che è bello usare le matite acquerellabili, un disegno appena tracciato può diventare veramente qualcosa di più. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se è così, fatemelo capire con un pollice in su, grazie, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e venitemi a cercare anche sugli altri miei social, Facebook e Instagram, dove mi troverete su tutti come Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso. Io vi ringrazio per avermi seguito, ringrazio i nuovi iscritti e do loro un grande bacio di benvenuto e un abbraccio a tutti i miei vecchi iscritti e vi rimando al prossimo video. Ah, per non perderlo, attivate la campanella. Non mi rimane che salutarvi da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!